Bentornati in diretta sulle Fonti TV, questo pomeriggio dedicato al main event della settimana, penale d'impresa, una TV Week. Le Fonti TV ha iniziato proprio dopo l'emergenza coronavirus a creare proprio degli eventi ad hoc monotematici attraverso i quali comprendere anche come ripartire al 100% con il nostro paese. In questo caso parliamo in generale. Abbiamo parlato nel corso di questa settimana delle nuove responsabilità penali per l'impresa dopo il Covid-19, quindi quale sarà l'impatto delle nuove normative sulla vita dell'azienda e le responsabilità penali dell'imprenditore. Siamo arrivati alla sessione 3, perché questa è una trasmissione che abbiamo volutamente diviso in sessioni proprio per dare un criterio a ciascuna di esse attraverso la voce di relatori che ci raccontano la loro esperienza, perché poi un conto è solo parlare e un conto è avere anche degli esempi sui quali basarci. In questo caso parliamo della gestione del rischio e della compliance e andremo a vedere come hanno inciso e come incideranno in futuro in uno dei settori che senz'altro è stato più colpito rispetto ad altri, insomma, nell'emergenza Covid. Parliamo del settore delle infrastrutture e dei trasporti. Io vado subito a presentare i relatori, coloro che ne parleranno con me. Parto da Pierluigi Zaccaria, Head of Legal Affairs di SEA. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Grazie a voi. E poi Filippo Corsi, General Counsel, Chief Compliance Officer di Taci Rail STS, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Buon pomeriggio Paolo Quaini, General Counsel di Alitalia. Buonasera a tutti. E poi avremo la voce legale della situazione. Saluto e ringrazio Luigi Isolabella, avvocato penalista e cofondatore dello studio legale Isolabella. Buon pomeriggio avvocato. Grazie a voi, buon pomeriggio a tutti. Io partirei con una domanda che insomma in qualche modo tende ad accomunare i primi tre relatori che ho citato, ovviamente attraverso dei punti di vista differenti, che, insomma, basandosi su degli aspetti che vanno proprio nel concreto della loro competenza. Partirei da Zaccaria per fare qualche riflessione proprio sulla gestione del rischio in fase di emergenza. Vorrei sapere cosa è stato fatto fino a questo momento e cosa eventualmente si sta pensando di fare proprio per tutelare tutti gli stakeholders. Sì, grazie. Beh, sicuramente è una situazione piuttosto difficile, diciamo che le imprese, credo che siano tutte le imprese, siano state colte di sorpresa da questo tsunami che ha colpito il mondo intero. Quindi diciamo che anche se le avvisaglie potevano essere state, ci potevano già essere state qualche precedente negli anni passati, influenza suina, SARS, eccetera, però in realtà la marginalità del contagio in Europa aveva sempre fatto sottovalutare che potesse mai succedere quello che è successo in realtà col Covid-19. Quindi è un qualcosa che magari adesso la maggior parte delle imprese già aveva dei piani di emergenza, ma adesso credo che la totalità delle aziende saprà come reagire eventualmente per un problema di questo tipo. Credo che la capacità di reazione alle prime avvisaglie, quando c'è stato a febbraio, un po' dopo i primi sintomi, i primi casi avvenuti con i famosi turisti cinesi a Roma, tenendo presente che l'emergenza sanitaria era cominciata di fatto il 30 di gennaio, col 31 di gennaio addirittura ci fu la, se ricordate, almeno per quanto ci riguardava, Paolo Cupaini sicuramente se lo ricorderà, la chiusura dei voli per la Cina. Certamente in quel sì, periodo. Certamente sì. E quindi sicuramente la capacità di reazione, quindi la velocità del management a reagire a quei primi sintomi, effettivamente ha fatto un po' la differenza in parecchie aziende. Quindi il lato dipendenti si è subito attuato lo smart working. Per quanto ci riguardava, lo smart working era già una realtà consolidata all'interno dell'azienda, abbiamo solo cambiato le dimensioni, è diventato massivo, è diventato prolungato nel tempo, ma di fatto eravamo già preparati a questo tipo di situazione. E come tutte le altre imprese si è riunito il comitato di crisi e sono creati dei gruppi di lavoro che dovessero poi lavorare da lì a futuro contemporaneamente su vari aspetti. Di fatto SEA aveva una linea guida da dover seguire, cioè doveva intraprendere delle misure per salvaguardare
lo stato, la salute e la sicurezza sia dei passeggeri che dei dipendenti, questa è la priorità per tutti, credo, ma dall'altro lato bisognava contemperare l'esigenza di riduzione dei costi e di riduzione del rischio del contenzioso, perché ricordiamoci che questa crisi, specie nel nostro settore, ha comportato una violenta riduzione del fatturato. Sì, stiamo parlando di un quasi azzeramento del traffico aereo per quanto ci riguarda. Faccio un esempio: durante il periodo di lockdown parlavamo tra i 150 e i 400 passeggeri al giorno, su una media che normalmente a pieno regime è di 90.000 passeggeri al giorno. E guardi, io mi sento di dire che è proprio, allora, abbiamo detto che è sicuramente uno dei settori più colpito, quello dei trasporti e delle infrastrutture. Mi sento di dire che è proprio la prima prova che abbiamo avuto della gravità, no? del coronavirus, perché abbiamo subito visto quello che è accaduto, perché ovviamente tutti noi abbiamo smesso di muoverci ancor prima che ci obbligassero a farlo, intendo dire, perché abbiamo avuto paura a uscire fuori dal nostro perimetro, è d'accordo? Assolutamente, assolutamente, perché poi si instaura dei meccanismi di autodifesa mentali, qui interviene la paura di volare, la paura di muoversi, e poi ovviamente col lockdown, che ricordo però è arrivato solo all'inizio di marzo, quindi comunque già febbraio è stato abbastanza un declino costante dal punto di vista del traffico aereo. Certo. E quindi da lì abbiamo dovuto cominciare a lavorare sulla parte dipendenti, cassa integrazione, misure di sicurezza, con tutte le difficoltà del caso, perché bisognava anche trovare gli approvvigionamenti giusti per il DPI, per le mascherine banalmente, quindi non so se ricordate la drammaticità nel cercare degli approvvigionamenti dall'estero. Poi per fortuna, con i contatti, grazie a operatori cargo, grazie anche al settore, qualche canale si è riuscito ad aprire, ma non era facile trovare quelli che poi ti portassero delle mascherine che erano omologate, vero, che potevano essere certificate. Sì, bisognava vero. Stare attenti da questo punto di vista, con tutte le conseguenze del caso. Assolutamente, sì. E poi altre situazioni, abbiamo chiuso i cantieri, ovviamente noi, tenga presente, l'INATE è un cantiere, ha cominciato il cantiere, se lo ricorderà, l'estate scorsa con il rifacimento delle infrastrutture di volo, e poi qui l'aeroporto è stato chiuso per 3 mesi. In realtà il cantiere continua perché è in fase di ristrutturazione, sì, di riqualificazione generale del terminal. Quindi da quel punto di vista abbiamo dovuto interrompere tutte le attività per evitare appunto di aumentare il rischio. Mm-hmm. Ovviamente contemperando dall'altra parte alle esigenze di sicurezza, quelle di contenimento dei costi e di riduzione anche di efficientamento, ovviamente con un traffico così ridotto abbiamo preferito cercare di concentrarsi su un unico terminal dei 3 a disposizione del sistema aeroportuale milanese, per facilitare l'implementazione delle misure di sicurezza su un unico terminal, ma soprattutto per evitare uno spreco anche per evitare anche che l'emorragia delle perdite. Ma per certo, che potesse essere ancora più importante, certo. Assolutamente. Allora, Quaini, a questo punto rivolgo la stessa domanda a lei, restiamo sempre in tema, ricordiamo appunto General Counsel di Alitalia, magari con un focus anche sulla tutela dei passeggeri e dei dipendenti, perché poi insomma anche da questo punto di vista dobbiamo analizzare come è cambiato e cosa avete fatto, no? per contenere questa, diciamo, la gravità della situazione. Sì, certo. Ma intanto un quadro di riferimento. Giustissimo quello che avete detto, sicuramente le infrastrutture e trasporti sono stati... Sì, dovrebbe attivare la webcam, se no la sentiamo solo. È un peccato, perché prima vi vedevamo tutti e quattro e almeno così la possiamo anche vedere. Adesso mi vedete? Vediamo, adesso sistemiamo su. Eccolo qua, sì, adesso la vediamo, okay. Prego. Chiedo scusa. Niente. Allora, dicevo, senz'altro corretto il fatto che il settore del trasporto e dell'infrastruttura sia stato quello più impattato e più colpito. Mi viene da dire che all'interno di infrastrutture e trasporti il trasporto aereo l'abbia fatta, ovviamente in chiave negativa, ha fatto la parte del leone. Le stime, diciamo, più autorevoli dicono che nel 2020 ci sarà un calo di fatturato nel settore del trasporto aereo, civile ovviamente, nell'ordine di oltre 250 miliardi di euro di dollari rispetto al 2019. Quindi la magnitudo del fenomeno direi che si spiega da sola.
In più l'Italia, come sappiamo, che è il mercato di riferimento, comunque la base della nostra azienda, della nostra compagnia, è stata una delle prime e di quelle più impattate dalla pandemia. Sì. Quello che è successo in Italia lo conosciamo perché l'abbiamo vissuto tutti. Diciamo che nel nostro con riguardo alla nostra attività, la pandemia, l'impatto della pandemia si è tradotto nell'introduzione, vi ricorderete, progressiva di limitazioni sempre più stringenti alla mobilità della popolazione e quindi anche chiaramente a forti limitazioni nel trasporto aereo. Sì. Una tra tutte, la misura che più chiaramente ha avuto impatto e ripercussioni è quella del distanziamento interpersonale, sia all'interno degli aeroporti, e Pierluigi e Zaccaria ne sa qualcosa come me, sia anche e soprattutto per quanto mi riguarda a bordo degli aeromobili. Questo sicuramente ci tornerò anche successivamente, però questo sicuramente è veramente uno dei pilastri dal punto di vista delle criticità da gestire e anche delle incognite future che, certo, diciamo, grava sulla nostra attività. Un altro ambito di grande impatto della pandemia nel nostro caso è stato quello legato ai rapporti con i passeggeri, chiaramente, ma anche ai tour operator, agli organizzatori dei pacchetti turistici. Ricorderete che con il decreto Cura Italia è stata introdotta con l'intento evidente di dare una boccata d'ossigeno alle casse dei compagnie aeree o comunque degli operatori del trasporto, è stata introdotta una deroga alla normativa europea che prevede sostanzialmente la possibilità per colui che ha acquistato pacchetti turistici di, in caso di cancellazioni, mancata usufruizione e quant'altro, prevede la possibilità per il passeggero di scegliere tra la richiesta di un voucher di pari valore oppure il rimborso in economico, pecuniario. Ecco, questo è stato, diciamo, derogato dal decreto Cura Italia, che invece sostanzialmente ha levato questa doppia prerogativa per il passeggero, dando di fatto alle compagnie aeree la possibilità di optare per il voucher, che evidentemente è una misura molto meno gravosa per le casse delle compagnie aeree. Questo ovviamente non ha mancato poi di sollevare la reazione delle istituzioni europee e quindi questo è un dibattito ancora in essere, ma potete immaginare le ripercussioni sulla nostra attività, perché chiaramente per noi la pandemia si è tradotta in cancellazioni di voli, progressiva fino ad arrivare allo stop quasi totale, ha significato in virtù del distanziamento, ha significato evidentemente dover cancellare e dover negare l'imbarco a tanti passeggeri che avevano legittimamente acquistato un biglietto anteriormente. Ecco, tutte queste cose qua, diciamo, sono state un po' il succo della nostra attività nella gestione della pandemia. Chiaramente, come diceva lei all'inizio, il problema vero è quello di riuscire a contemperare gli interessi di tutti gli stakeholder. Se vogliamo, anche in una situazione, lo ripeto, sempre molto peculiare, che è quella di Alitalia, cioè di una compagnia, di una società che è tuttora in amministrazione straordinaria, quindi che si trova a fronteggiare anche le limitazioni ulteriori, diciamo relativamente alle margini di libertà d'azione che invece una società in bonis ha, e soprattutto anche la liquidità. Cioè è chiaro che la gestione del passeggero, il cliente, è chiaramente il nostro asset più importante e quindi va difeso e va protetto. Anche gli interessi dell'azienda e dei suoi dipendenti vanno protetti. Mi viene da dire, in questo caso qua, anche la liquidità dell'azienda va protetta. Ed era una liquidità che, come tutti sapete, era già messa a dura prova. Chiaramente il Covid è stata, se vogliamo, da questo punto di vista, un'ulteriore mazzata difficilissima da recuperare. Certo. Ecco, in questo ambito, devo dire, la nostra attività come ufficio legale è stata quella di interpretare provvedimenti normativi che si succedevano con una rapidità incredibile, interloquire con le autorità, le controparti istituzionali in modo da possibilmente avere anche interpretazioni, linee guida, suggerimenti, per poter a nostra volta poi dare quelle linee guida, quei suggerimenti, quelle indicazioni che, certo, permettessero poi, certo, all'azienda di proseguire la sua attività. Certo. Ultimissima cosa, sì, mi viene da dire che il nostro vissuto, cioè i 3 anni, almeno da quando sono io, ma per chi era da prima di me in azienda ovviamente vale a maggior ragione, ma questi 3 anni, diciamo, vissuti già di per sé in una situazione di gestione di crisi, gestione di emergenza, ovviamente non era un'emergenza sanitaria prima di febbraio di quest'anno, era un'emergenza legata alla
alla salute finanziaria dell'azienda, un'emergenza organizzativa, lavorare sotto stress e sotto un clima di incertezza come è stato per noi, devo dire, in questi ultimi 3 anni, proprio per la precarietà della nostra situazione. Credo che però sia stata nella gestione dell'emergenza veramente la nostra marcia in più. Credo che il team nostro, affiatato e abituato a lavorare già, diciamo, in mezzo alla tempesta, è stato probabilmente, non voglio dire più bravo di altri, ma questo è stato sicuramente il Era già fattore, temprato, diciamo, diciamo, decisivo. era già temprato, era già Eravamo, formato, ecco. esatto. Il rodaggio l'avevamo già fatto, quindi ora no, non voglio ovviamente farci le pacche sulle spalle da soli, però Vabbè, credo che diciamo che un pochino quando si è di merito ci abituati a sia in questo. gestire delle emergenze, chiaramente non si è novellini quando ne arriva una, magari anche più grande. Certamente la cosa che poi è emersa anche dal suo discorso è che adesso, oltre a essere un settore che è stato colpito enormemente, immagino anche la difficoltà nel gestire quella che è la coda dell'emergenza, perché poi anche se si riprende a muoversi, a viaggiare, insomma, ci sono tutta un'altra serie di costanti, anche più legate proprio alla psicologia delle persone, che però bisogna tenere bene a mente. Magari poi ci torniamo. Certo, Allora, certo. vado da Filippo Corsi, sempre stessa domanda, quindi cosa avete fatto voi per tutelare gli stakeholders? Ovviamente cercando di parlare del trasporto collegato magari più agli aspetti industriali di costruzione, chiaramente, quindi apriamo un'altra parentesi. Sì, diciamo che Hitachi Rail oggi è una realtà industriale molto pesante, molto significativa. Nata dall'acquisizione dell'Ansaldo STS e della NewCo derivante dall'Ansaldo Breda. Quindi è un polo oggi con circa 14.000 dipendenti e un giro di fatturato di circa 6 miliardi di euro. Quindi è una realtà che è presente in circa 70 mercati e quindi diciamo la prima osservazione che mi sento di fare è che questa pandemia è stata immediatamente un banco di prova per la gestione uniforme attraverso una serie di presenze globali di quello che è un rischio che è vero, apparentemente un rischio conosciuto nel corso di questi mesi, che però ha prodotto in ogni singola giurisdizione degli effetti, se vogliamo, un po' più particolari. Quindi c'è stato un approccio global, ma inevitabilmente una serie di problematiche invece di carattere più locale. Quindi in termini di azione, ovviamente concordo con i colleghi nell'elencare una serie di provvedimenti che sono stati presi dalla creazione della task force con l'inclusione delle funzioni interne maggiormente sollecitate, fino all'instaurazione di un tema che secondo me è stato di fondamentale importanza, ovvero quello della comunicazione interna verso appunto gli stakeholders interni e esterna verso gli stakeholders esterni. E da qui mi ricollego anche a quella che è stata un po' l'esigenza da parte dell'azienda di andare proprio ad identificare chi fossero gli stakeholders. E in questo caso per noi non potevano che essere i dipendenti, le migliaia di dipendenti che lavoravano e lavorano in STS, in Hitachi Rail, e nonché appunto i clienti. Ovviamente hanno avuto necessità di essere tutelati in maniera diversa. Per la parte relativa ai dipendenti abbiamo dovuto incrementare la nostra capacità di offrire un luogo di lavoro che rispondesse ai requisiti di legge, assicurare la sicurezza ambientale e i DPI, come appunto è stato detto, mentre invece nei confronti dei clienti ci siamo trovati in una situazione un po' più complessa, nata forse dalla nostra, diciamo, appartenenza ad una realtà industriale dove in qualche modo non era così certo il confine tra le attività che potevamo proseguire nel portare avanti in termini di prosecuzione dei lavori, servizi di pubblica utilità e servizi essenziali, ovvero situazioni in cui noi avremmo dovuto oppure ci siamo fermati in quanto abbiamo ritenuto che fosse non opportuno proseguire oltre.
Quindi diciamo questa situazione di incertezza ha comportato anche un approccio, se vogliamo, creativo, nel senso che non c'erano regole, non c'è stata effettivamente la capacità di un insieme di persone che hanno seguito un metodo nel reagire ad una situazione assolutamente sconosciuta. Ok, certo, assolutamente sì. Allora, avvocato Luigi Isolabella, arrivo da lei perché devo ammettere che io ho un dubbio omletico, quindi parlo di me stessa, ma in realtà è una questione che si è già dibattuta, insomma, in altre occasioni, che però non ha ancora avuto forse una risposta per tutti univoca, nel senso che molti credo abbiano quello che io ho definito un dubbio omletico. Quando parliamo di contagio in ambito lavorativo, questo contagio in ambito lavorativo può essere considerato un infortunio, cioè al pari di un infortunio? E insomma, in qualche modo mi piacerebbe tracciare con lei un vero e proprio perimetro su questo argomento. Credo sia un muto. Ecco, adesso la sentiamo. Prego, prego avvocato. Adesso ci sono. Sì. Allora, io affronto, sono penalista, affronto dalla prospettiva del penalista. Sicuramente il tema che pone è un tema molto rilevante, che nasce, diciamo, dal fraintendimento di una norma, articolo 42 del decreto Cura Italia. Uh-huh. In un momento di totale sconcerto da parte della pandemia appena esplosa, la norma di questo decreto è stata fraintesa. In realtà è stata letta come norma che introduceva come infortunio sul lavoro il contagio da coronavirus. E nello sgomento più totale, nell'essere già prostrati dal virus, c'è stata una reazione. Ma come? Già dobbiamo affrontare una realtà mostruosa e adesso ci dite anche che è infortunio? No, non è possibile. E da lì è nato una polemica fuori dalle linee, diciamo, tecniche dettate già da anni dal nostro ordinamento. In realtà già dalla fine degli anni 80 e certamente negli anni 90 è stato definito il perimetro dell'infortunio, e l'infortunio non è cagionato solo da cause originate nell'attività lavorativa. L'infortunio può essere tranquillamente generato da cause che sono estranee all'attività lavorativa, ma l'attività lavorativa rappresenta l'occasione perché cause strane possono in realtà colpire il lavoratore. L'attività lavorativa rappresenta l'occasione di incremento del rischio. Questo è il punto fondamentale. In realtà, col decreto Cura Italia, l'ordinamento non ha affatto detto che il coronavirus può portare un infortunio sul lavoro. In realtà ha creato una presunzione. Sostanzialmente l'infortunio, diciamo il contagio in azienda, si presume che sia stato determinato appunto in occasione dell'attività lavorativa. Questa è la mia interpretazione, ma poi diciamo l'INAIL è intervenuto con due circolari e ha chiarito che effettivamente esiste una presunzione semplice con riferimento a certi tipi di attività, quelle più a rischio, l'attività, diciamo, medica, le attività che hanno a che fare con il pubblico. Presunzione semplice non vuol dire presunzione assoluta, vuol dire che la presunzione può essere superata dalla prova contraria, quindi c'è un'inversione dell'onere probatorio. Ma ritornando al nucleo, all'essenza della domanda, assolutamente è possibile che, pur essendo generato fuori diciamo, dall'attività lavorativa, l'agente patogeno possa essere causa di infortunio professionale. Ma altro aspetto fondamentale chiarito dall'INAIL molto, diciamo, con molta decisione con la circolare del 20 maggio 2020. C'è un abisso tra attivazione di tutti gli aspetti assicurativi INAIL e responsabilità penale o civile. Si risponde penalmente non tanto se si contrae il virus in occasione dell'attività lavorativa, ma sono altri presupposti fondamentali, vale a dire le condotte del datore di lavoro violano tutte le cautele indicate dal sistema, e c'è soprattutto una certezza causale che, francamente, in un contesto come quello che stiamo affrontando mi sembra impossibile. È vero che stiamo parlando di un ambito estremamente delicato, quello della colpa, caratterizzato
da una impalpabilità assoluta. Esatto. Infatti stavo proprio dicendo quello, avvocato, è anche complicato proprio, io prima ho usato la parola perimetro, però è complicato stabilirlo questo perimetro, lo sta dicendo lei, guardi, mi ha letto nel pensiero, gliel'avrei chiesto. Sì. Il perimetro è l'occasione dell'attività lavorativa, quindi il dipendente in realtà non risponde solo quando svolge in termini concreti l'attività lavorativa, o meglio, l'infortunio non è causato solo da attività in corretta lavorativa, ma anche da attività preparatoria, da attività correlata all'attività lavorativa. Quindi il dipendente che da casa si muove per andare in ufficio piuttosto che in fabbrica e va senza mascherina perché il datore di lavoro non l'ha educato, non gli ha dato i presidi, in realtà può essere vittima di un infortunio sul lavoro. Ma qual è il tema essenziale? Il tema essenziale è l'evanescenza della colpa. Non esistono criteri oggettivi per misurare in termini concreti, per dare una misura definita che vada oltre la retorica, il concetto di prudenza, di perizia, di diligenza. E in un contesto così fluido è possibile arrivare, purtroppo questa è l'esperienza di tutti i giorni, a indagini totalmente fuori da quello che è prevedibile, da quello che è immaginabile, ma magari lo sviluppiamo più tardi. Certo, assolutamente sì, peraltro insomma anche stando a quello che ci ha raccontato mi verrebbe da dire, così approfitto per usarla anche come premessa per la prossima domanda che rivolgo agli altri relatori, agli altri ospiti, tutto è in divenire in questo periodo e lo abbiamo sentito proprio a seconda delle esperienze da ciascuno di voi, anche quando forse parliamo di norme, quindi è un periodo nel quale men che meno abbiamo potuto parlare di consolidamento, di modelli e di prassi, perciò io riparto da Zaccaria, mi piacerebbe sapere se attualmente ci sono gli strumenti per una gestione strutturata del rischio, cioè se è possibile essere totalmente compliant o addirittura andare oltre la compliance per eventuali, cioè per tutelarsi da eventuali azioni, proprio per questo essere continuamente in divenire. Zaccaria. Ecco, avevo tolto la. Perfetto, prego. Sicuramente, allora, in realtà ci sarà grande insicurezza. Non parlo dell'insicurezza per il contagio, ma insicurezza di come poter effettivamente affrontare determinati scenari. È chiaro che la priorità sarà sempre quella per le aziende di salvaguardare la salute e la sicurezza dei dipendenti, nel nostro caso anche dei passeggeri, quindi dei viaggiatori, e quindi bisognerà agire nell'ottica che questa è la priorità, bisognerà fare esattamente tutto in funzione di questa linea guida. Sì. Ci aspettiamo che sarà un periodo transitorio prima di tornare ai periodi di traffico piuttosto lungo. Le prospettive non sono rose, però vediamo che cosa succederà nel prossimo autunno, però probabilmente per tornare ai livelli pre-Covid è un po' presto. Sì. La chiave, secondo me, in tutto questo è quella di cercare di investire in soluzioni che possano essere soluzioni innovative, che possano garantire i controlli sanitari, che sono la cosa nuova che è stata introdotta in tutti questi in questo mondo, attraverso delle soluzioni che possano essere che non impattino molto sul flussi, quindi sull'efficienza dell'aeroporto, sull'operatività. Io faccio l'esempio perché il controllo sanitario, che è una cosa in più che è stata messa da poco, cioè il controllo della temperatura, comporta ovviamente possibili code, possibili intoppi, quindi di conseguenza un problema a livello di operatività. Ovviamente ci sono una serie di soluzioni, tutte le soluzioni, molte delle quali sono già in essere, voglio dire, sono già state prese in considerazione. Forse la pandemia ha accelerato, è stato un volano per poter avere quell'innovazione tecnica che magari l'avremmo avuto ugualmente nell'arco di pochi anni o di altri anni, ma magari adesso ci si concentrerà per avere delle innovazioni tecnologiche migliori. Io parlo del biometrico, per esempio, che è un'attività che noi anche con Alitalia avevamo messo a punto e stavamo in fase di pilota per garantire un viaggio, un controllo di sicurezza fino all'entrata in aereo praticamente soltanto con la scansione del volto. Però tutte queste innovazioni tecniche, come il proliferarsi di tutti i mezzi per
poter fare le riunioni a distanza, per poter condividere i documenti, eccetera, comportano delle conseguenze. Delle conseguenze innanzitutto dal punto di vista del budget dell'azienda, perché ovviamente sono innovazioni costose che devono incidere, sono costi magari non previsti e che dovranno quindi certo. intervenire nelle aziende a scapito magari di altri investimenti che saranno accantonati anche momentaneamente, però perché non ritenuti prioritari. E poi soprattutto in tutto questo bisognerà stare attenti, perché bisognerà monitorare particolarmente i rischi legali, proprio perché mi ricollego anche a quello che diceva l'avvocato Isabella prima, cioè è ovvio che tutti questi nuovi processi che stiamo implementando all'interno delle aziende, tutte le nuove policy, tutto quello che le innovazioni tecnologiche che si stanno implementando comunque possono avere un impatto sulla mappatura dei rischi delle aziende, perché ovviamente stiamo parlando di un moltiplicarsi di nuovi rischi che magari le aziende in precedenza non avevano mappato a dovere o comunque che necessitano un maggiore approfondimento. Questo sicuramente è uno degli aspetti da tenere presente, perché dagli aspetti della privacy alle frodi informatiche, alla possibilità, alle frodi anche degli aspetti con la pubblica amministrazione per il moltiplicarsi degli strumenti messi a disposizione dal governo, tipo cassa integrazione o comunque altre tipologie del decreto liquidità. Quindi comunque ci sono una serie di rischi già mappati magari nei vari modelli 231 delle aziende, che però dovrebbero essere un po' più approfonditi e certo, studiati certo. un pochino meglio. Certo, comunque insomma ovviamente state già pensando, così poi vado anche da Quaini, su quali soluzioni investire. Cioè mi pare di capire che soprattutto al centro dell'attenzione ci sia sempre la tecnologia, l'innovazione tecnologica, no? Perché questo può andare a ovviare quei buchi, quei gap che ovviamente non si riusciranno più a colmare o comunque non nell'immediato. Diciamo che la grande domanda è quanto finiranno gli effetti di questa pandemia. Appunto. Il distanziamento sociale di cui parlava prima l'avvocato Quaini ovviamente è deleterio al massimo per il traffico, per il viaggio, per le compagnie aeree, per gli aeroporti, incide in maniera devastante sugli economics di queste società. Certo. E nel frattempo dobbiamo ovviare, ci sono delle regole nuove che dobbiamo seguire, dobbiamo fare in modo di implementare tutti quei mezzi, e lì sta proprio l'inventiva, credo che però la scienza e la tecnologia andranno di pari passo e convergeranno in questo, ci daranno una mano per poter arrivare ad una soluzione che possa minimizzare le conseguenze negative che questo va bene, va bene, certo, assolutamente sì. Ecco, Quaini, se sta domanda a lei rispetto agli strumenti per una gestione strutturata del rischio, a partire anche da questo periodo transitorio, da quello che diceva il suo collega, insomma, come si può ovviare nel miglior modo possibile. Allora, come già anticipavo prima, la compliance, in particolare quella normativa, ha rappresentato davvero uno dei fronti più caldi della nostra attività negli ultimi due o tre mesi. Soprattutto perché negli ultimi due o tre mesi abbiamo avuto un incredibile proliferare di provvedimenti normativi, tutti lo ricorderete. Sì. Tra l'altro provvedimenti normativi che avevano, soprattutto agli inizi, una simpatica prerogativa, cioè quella di essere emessi, annunciati magari alle 11 le 9 di sera. Sì. Con applicazione dalle 8 del mattino di domenica, e quindi in alcuni casi non si aveva neanche il tempo di digerire, come dire, il dettato normativo e capirlo, figuriamoci di poterlo implementare. Faccio l'esempio di un provvedimento che ha previsto per esempio l'obbligo spostato in capo al vettore aereo di misurare la temperatura corporea dei passeggeri che rientravano in Italia. Provvedimento annunciato il sabato sera con efficacia la domenica mattina, e chiaramente noi dovevamo per esempio applicarlo sui voli che partivano dall'America la domenica mattina, ma non eravamo attrezzati per farlo perché non avevamo misuratori, scanner, termoscanner, eccetera, non è pensabile. Quindi altra cosa, si tratta di provvedimenti normativi, devo dire la verità, spesso scritti in maniera frettolosa e quindi talvolta confusi. Tutti ricorderete il famoso dibattito che ha anche sconfinato a livello quasi di ilarità sul famoso congiunto, la definizione del congiunto. Come no, certo. No? Ecco. Ancora non so se l'abbiamo capito, forse sì, ancora non so, faccio una battuta. Il problema era poi controllare l'autodichiarazione, esatto, questo esatto. È il problema. Ecco.
questo diciamo non è un riferimento che riguarda specificamente il trasporto aereo, ma secondo me dà un po' la misura di come effettivamente le norme scritte in fretta e furia certe volte si prestano poi ad alcune difficoltà di interpretazione. Quindi la compliance, certo, secondo me si deve, si può e si deve fare. Se devo dire, le difficoltà più grosse che noi abbiamo diciamo riscontrato in questo periodo sono proprio quelle di cui parlavo, provvedimenti appunto scritti in fretta e furia, di immediata applicazione, e spesso il problema non era implementarli, ma addirittura in primis capire qual era effettivamente il loro contenuto e la loro portata. Dirò di più, prendendo spunto dalla domanda, penso che si debba anche in alcuni casi essere over compliant, si possa essere over compliant. Faccio l'esempio, ritorno sul discorso del distanziamento interpersonale a bordo degli aerei. Non tutti lo ricorderanno, però inizialmente il distanziamento interpersonale era una misura, è stata una misura prevista da un'ordinanza prima e da un decreto interministeriale successivamente del 28 marzo, soltanto per i voli che rientravano in Italia, perché era considerata una misura di contenimento del contagio e di protezione, sì, se vogliamo, delle frontiere. Allora, questo ovviamente a partire dal 28 marzo è quello che noi abbiamo fatto, perché la legge lo prevedeva, abbiamo osservato in una maniera più rigida possibile, molto più devo dire di alcuni nostri competitor, il limite previsto, arrivando addirittura ad imbarcare in alcuni casi il 30 e poco più per cento dei passeggeri dei posti disponibili. Ma nulla, dal 28 di marzo fino al 4 di maggio non c'era nessuna norma che imponeva di fare distanziamento interpersonale anche sui voli in partenza dall'Italia e sui voli domestici all'interno del paese. Quindi nessuno ci avrebbe obbligato a farlo. In questo caso devo dire, ecco, io penso siamo stati over compliance, se vogliamo, perché non era imposto, e ciò nonostante a partire sempre dal 28 di marzo abbiamo applicato il distanziamento anche sui voli domestici, anche sui voli in partenza dall'Italia. Ovviamente, non essendo in questo caso vincolati dalla norma di legge, lo abbiamo applicato in maniera leggermente più flessibile, ma lo abbiamo comunque applicato, e penso che questo sia stato davvero un caso di, da un lato, di diciamo lungimiranza e di attenzione verso i passeggeri, che spero potrà anche esserci, come dire, riconosciuto nella fase che si apre adesso, che sarà una fase molto 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 critica, ma anche una dimostrazione del fatto che si può e si deve anche essere over compliant in alcuni casi come questo. Poi ecco, stavo solo dicendo che sul discorso dei passeggeri è vero, dovrete avere un po' di pazienza proprio per dare anche il tempo di metabolizzare, no, tante cose, però insomma l'avete già messo in conto e l'ha già detto. E Filippo Corsi, vengo da lei sempre con la stessa domanda, appunto si parla di situazione in divenire, è chiaro che però per parlare di una reale compliance integrata ci vorrebbe uno scenario maturo. Come andare ad associare questi due aspetti? Cioè, c'è un scenario maturo che però, è anche ammesso che ci fosse, è stato sconvolto, no, da tutto assolutamente, ciò. Assolutamente. Guardi, io le dico, per quella che è la nostra esperienza, l'importanza di sviluppare un metodo interno che consenta di affrontare situazioni impreviste, ma con un iter procedurale, un iter logico, un iter strutturato, è già un grande risultato. Ovviamente concordo con quanto hanno detto i colleghi, ed in particolare che gli adempimenti di carattere compliance, con specifico riferimento alla compliance normativa, sono stati complessi sia per il modo in cui i provvedimenti sono stati prodotti, anche in qualche modo comprensibilmente, sia per le relative tempistiche. Tuttavia credo che l'importanza che questa pandemia, l'importanza della sfida che questa pandemia ha posto sul tavolo, si giochi più intorno al ruolo della social corporate responsibility, cioè quanto le società oggi debbono essere chiamate a fare qualche cosa di più rispetto all'essere un centro di profitti, di ricavi o, nel caso peggiore, di perdite. Cioè oggi secondo me le società sono chiamate a dimostrare il valore aggiunto che possono dare per tutta una serie di stakeholders, per il progresso, per la società, facendo, speriamo, quello che doveva e poteva essere fatto in passato, cioè facendo sistema, cercando di dare una risposta integrata e corale a delle esigenze di grande importanza e gravità.
Per fare questo, aggiungo che, ritornando al concetto del metodo, è evidente che se questa pandemia durerà ancora a lungo, le società dovranno munirsi di un know-how e di una capacità di esprimere certe competenze anche nella governance che fino a ieri non erano richieste. Quindi adesso non voglio esagerare, ma non mi stupirei se un domani nel consiglio di amministrazione di una società ci fossero dei profili di professionisti che fino a ieri potevano essere ritenuti del tutto inadeguati a rivestire certi ruoli. Questo perché? Perché la governance e le capacità di competenze e di esperienza che deve esprimere un CDA piuttosto che un comitato rischi variano in funzione di come muta lo scenario di rischio e di esigenze che, nei quali si deve muovere la società. Quindi innovazione e in qualche modo comprensione dell'occasione che abbiamo come aziende, come diciamo panorama nazionale e economico, di fare qualche cosa che vada al di là di quello che è stato fatto in passato. Certo. Avvocato Luigi Isolabella, torno da lei perché ora direi che è il caso di parlare della gestione del rischio. Il rischio Covid, ci fa capire se il rischio Covid debba essere integrato nel documento di valutazione dei rischi. E in questo caso chi ne risponde? Solo le persone fisiche o anche gli enti? Cioè come funziona esattamente? Dunque, come ha detto molto chiaramente il dottor Quaglini e come ha detto anche il dottor Corsi, nel primo momento, diciamo nella fase 1, siamo stati sfiancati dai continui impulsi peraltro fondamentali, perché anche il legislatore è stato sfiancato dal problema che ha dovuto filtrare e poi regolare attraverso interventi difficilissimi, complicatissimi, con impulsi di diversa natura. Ma di fatto poi queste norme dovevano essere applicate con una fatica, talvolta un'impossibilità assoluta, sempre con l'acqua alla gola, nella difficoltà estrema di arrivare alla fine della giornata avendo fatto tutto quello che la norma fondamentale peraltro richiedeva. Quindi intervenire sui DVR all'inizio era assolutamente impossibile, nessuno lo pretendeva. È vero, come dice il dottor Zaccaria peraltro, che i rischi sono aumentati sia con riferimento, o meglio, si sono creati dei rischi nuovi, sia di natura diretta che indiretta. Tutta la disciplina finalizzata a sostenere le imprese è una disciplina che favorisce una serie significativa di nuovi reati e quindi sarà necessario, o comunque con riferimento a molte realtà, potrà essere necessario intervenire sul documento della valutazione del rischio. Ora è più possibile, diciamo è più facile pensarci e farlo con calma. Non essere fatto nulla di concitato, c'è il tempo per fare tutto. Per fare tutto in rapporto a cosa? In rapporto alla tutela, prima di tutto, delle persone fisiche. Il datore di lavoro certamente è il primo soggetto che è chiamato a rispondere, e tutta la catena, il datore di lavoro, i delegati, gli eventuali delegati, i dirigenti, i preposti, tutti quelli che di fatto hanno a che fare in termini concreti, come vuole la nostra norma penale, con il rischio. Ma non rispondono solamente le persone fisiche, risponde anche l'ente, ai sensi del famoso decreto 231. Nel 2008 è stato integrato il novero dei reati presupposti, è stato inserito anche il reato di lesioni personali colpose e di omicidio colposo. Lesioni personali gravi, quindi con un decorso superiore ai 40 giorni di lesione, la quarantena evidentemente non rientra nel periodo della lesione. Oggi sono uscite delle indicazioni operative di Confindustria molto interessanti, che chiariscono come sia importante non solo per l'ente l'adozione di un modello 231 anche con riferimento al rischio, diciamo, infortunio sul lavoro, ma anche per le persone fisiche, perché l'integrazione di un modello strutturato dà conto di una attenzione molto profonda. Come diceva prima sempre Quaglini, l'essere over compliant rappresenta un elemento fondamentale. Certamente le norme, come vedremo, sono state tante, il sistema è stato molto presente,
Le indicazioni sono state tantissime, sono di carattere generale, è dato poi alla struttura, l'adempimento e l'integrazione, ma certamente andare oltre è fondamentale. Poi c'è un oltre ulteriore, su un altro piano, che è quello cui faceva non tanto cenno, ma che espresso chiaramente il dottor Corsi, del pensare a un qualcosa a livello globale, a un interesse globale, non più e solo quello del, diciamo, ritorno economico. Ok, ecco avvocato, poi dopo con l'ultima domanda chiuderemo un po' il cerchio anche rispetto a queste cose che lei sta dicendo interessantissime. Io adesso vado da Zaccaria Corsi e Quaini, magari proprio uno dopo l'altro è una domanda conclusiva. Vi chiedo anche se possiamo diciamo essere un po' sintetici perché dobbiamo avviarci alle conclusioni. È una domanda che in realtà sulla quale potremmo stare per ore, però insomma cerchiamo di dare i punti principali. Fondamentalmente quali sono le sfide che dovrete affrontare in questo momento di ripartenza? È un po' diciamo una chiusura circolare, no? Rispetto anche alle prime indicazioni che ci avete dato. Allora Zaccaria, poi andate direttamente Corsi e Quaini, così sentiamo anche le opinioni a confronto. Tutto dipenderà da quanto durerà la pandemia e da quanto dureranno gli effetti della pandemia, più che altro. Però dobbiamo imparare ad essere veloci e pronti ad adattarci a delle situazioni, a degli scenari che possono diventare strutturali, nuovi, che hanno quindi una conseguenza ben diversa da quello che sono stati le crisi precedenti che ci sono state, che magari avevano profili ben diversi da quest'ultimo. Per quanto riguarda il nostro settore, la speranza è quella che si possa ritornare prima possibile alla voglia di volare, cioè che si ritorni ai livelli precedenti, ovviamente. Però dobbiamo essere pronti al fatto ad uno scenario che può essere, non ne parlo proprio di worst case, parlo proprio di uno scenario catastrofico in cui si possa essere addirittura un ritorno indietro di 30 anni del settore aereo, dove il settore aereo torni ad essere per caso un livello, un mezzo di trasporto d'élite, dove c'erano pochi operatori, prezzi alti, e quindi questo influirebbe tantissimo sulle strutture aeroportuali, che dovrebbero avere un downsizing importante almeno per le strutture di un certo tipo. Noi siamo ottimisti, noi crediamo che sarà lenta la ripresa, ma che ci sarà e che quindi si tornerà a dei livelli pre-Covid in tempi magari non rapidissimi, ma comunque in un orizzonte accettabile. Certo, questa certo. È una speranza, ma non ho la spera di cristallo. Vabbè, insomma, quella non ce l'ha nessuno, però dopo aver sentito parole comunque pesanti, insomma, sentire che l'ottimismo c'è è importante. Allora, andrei da Quaini per restare sempre in tema di voli. Sì, allora, questo è peccato che siamo alla fine, perché la domanda è più interessante, perché è l'unica che ci permette di vedere la luce in fondo al tunnel, no? Ha abbiamo ragione. Parlato soltanto di tamponare l'emergenza. No, allora, i tempi per, almeno per il settore aereo, per uscire da questa crisi non saranno sicuramente rapidi. Adesso soltanto cominciamo a vedere dei timidi segnali di ripresa, ma come dicono gli inglesi, it's a long way. Nell'immediato credo che dal punto di vista dell'industria, di nuovo non voglio ripetermi, ma sarà fondamentale capire il discorso del distanziamento interpersonale come proseguirà. Al momento, oggi è l'11 di giugno, al momento fino al 14 di giugno, cioè tra tre giorni, il distanziamento è, diciamo, obbligatorio. Dopo non è dato ancora sapere cosa succederà. Ovviamente questo avrà un impatto enorme sulla nostra attività. Quello che si può e si deve auspicare, io credo però, è che comunque sia, qualunque sia la scelta, sia una scelta, diciamo, perlomeno integrata a livello comunitario. Cioè non è pensabile che in un mercato integrato come quello del trasporto aereo i diversi stati, e quindi i vettori di bandiera dei diversi stati, possono avere dei vantaggi competitivi o degli svantaggi competitivi l'uno nei confronti dell'altro. Certo. Le sfide per noi più importanti in comune, credo, con i gestori aeroportuali sono, secondo me, in primis recuperare, come diceva Pierluigi Zaccaria, la confidence del passeggero nell'utilizzare l'aereo. Oggi l'aereo viene ancora visto ovviamente come un mezzo rischioso per via degli spazi ristretti, peraltro non tutti lo sanno, ma in realtà l'aereo offre molte garanzie in più rispetto, per esempio, ai treni o alle metropolitane o altri mezzi di trasporto pubblico dal punto di vista del ricambio dell'aria e quant'altro. E poi, secondo me, sarà fondamentale capire anche, diciamo, quale sarà l'evoluzione in termini di abitudini, nuove abitudini generate nella persona e quindi nei passeggeri dal Covid e dal lockdown. Cioè ci aspettiamo sicuramente il fatto che
avendo notato che diciamo, si possono gestire in maniera non subottimale anche riunioni di lavoro a distanza con la tecnologia, col digitale, eccetera, sicuramente possiamo pensare che ci sarà una flessione, ad esempio, del mercato business. Per fortuna le riunioni si possono fare a distanza, le vacanze si devono fare di persona, quindi perlomeno il settore del turismo pensiamo che invece, una volta recuperata la confidence generale del trasporto aereo, possa diciamo, rimanere inalterata. Per recuperare la confidence del passeggero, fondamentale probabilmente anche ragionare sul distanziamento ancora. Quando anche dal 14 di giugno non fosse più obbligatorio, ma qua parlo io a livello personale, quello che farei io è verificare se sia veramente opportuno comunque dal 15 di giugno riempire gli aerei a tappo, perché non sono sicuro personalmente che sia una misura saggia, perché in realtà se l'obiettivo è dimostrare al passeggero che l'aereo è un mezzo sicuro su cui si può viaggiare, probabilmente bisogna aiutarla a superare alcune paure, e probabilmente la paura più grande che ha è legata proprio al fatto che mancano gli spazi. Quindi secondo me, a prescindere da quella che sarà la soluzione normativa, dovremmo a livello di azienda pensare a quale sia la policy migliore per garantire i nostri passeggeri e per, voglio dire, mostrare anche una customer care di livello, quale riteniamo sia quella della nostra compagnia. Va bene, corsi a lei le riflessioni. Sì, cercherò di farle recuperare un po' di tempo. Io credo che le sfide in futuro, come hanno detto già i colleghi, vedranno la necessità per le società, per gli imprenditori, di acquisire un livello di flessibilità, di efficienza e di innovazione non sviluppato prima. Questo perché bisognerà essere capaci di adattarsi ad uno scenario che speriamo non accada, ma può mutare. E soprattutto la ripartenza, secondo me, deve, spiace dirlo, tenere in conto la possibilità che ci possa essere un'altra battuta d'arresto. Quindi nel caso nostro noi stiamo costantemente monitorando ed affinando un piano B che speriamo non accada mai, ma è comunque bisogna trovare il modo di valorizzare anche le esperienze negative. Quindi sarebbe un peccato e direi anche un po' una follia farsi cogliere totalmente impreparati qualora ci fosse una seconda ondata. La seconda considerazione da fare è che, appunto, trattandosi di un'esigenza e di una problematica che va attraverso le varie geografie, ma va anche la diversa catena di produzione del valore di una determinata industria, io penso che un'azienda come Hitachi Rail debba trovare il modo di portare avanti dei discorsi che consentano di gestire l'emergenza non da sola, ma insieme ai propri subcontractors, ma anche insieme ai clienti, i quali credo debbano essere oggi più proactive e più capaci di dare anche loro una guida circa quelle che possono essere delle soluzioni auspicabili per gestire determinate problematiche, anche perché, appunto, in ultima analisi, almeno nel caso nostro, noi realizziamo un servizio piuttosto che un progetto su richiesta del cliente. Quindi ci deve essere, come dicevo prima, uno sforzo corale per gestire un problema che purtroppo è anche questo condiviso. Assolutamente sì. Avvocato Isolabella, a proposito di sfide, pare chiaro che una delle sfide, insomma, che riguardano l'immediato futuro e anche più complessa è quella di tutelare l'azienda da un'azione di natura penale per colpa. Per questo prima le dicevo, poi ci saremmo arrivati in conclusione, no? Questo aspetto. Per fare questo, l'assetto normativo, visto che abbiamo parlato di tutto in divenire, è chiaro, cioè dà dei riferimenti chiari, quindi se si rispettano le norme è possibile garantire una tutela che non abbia dubbi dell'azienda, insomma, per l'azienda, dai profili penali, insomma, su che cosa si può stare certi e su cosa invece ci sono ancora dei punti interrogativi? Diciamo, è tutto certamente migliorabile, ma non c'è dubbio che le norme siano molto chiare, siano penetranti, e mai come in questo caso il sistema è intervenuto sviluppando concetti fondamentali per creare cautele, per chiarire la logica delle cautele. E con riferimento a questo, certamente l'aiuto è enorme. Essere, come dice oggi Confindustria, coerenti rispetto alle indicazioni normative è un elemento fondamentale.
che di fatto dovrebbe tutelare. Perché dico dovrebbe? Perché da una parte abbiamo a che fare, come ho detto prima, con la categoria fluida evanescente della colpa, e certamente è auspicabile che ci sia un intervento normativo non di natura emergenziale, ma di natura sostanziale, che dia un connotato strutturale alla colpa per uscire dalla retorica, come è accaduto nell'ambito medico. Le linee guida vengono individuate come parametri concreti, è fondamentale identificare dei parametri concreti in tutte le attività. È vero che tutte queste norme chiare, fondamentali, hanno aperto una finestra di difficile interpretazione. Come diceva prima Filippo Corsi, in realtà c'è l'evidenza di un contesto più alto, superiore, social corporate responsibility, andare oltre rispetto a tutti i parametri indicati per gestire la singola azienda, utilizzare i presidi di sicurezza, gestire i turni, gestire i luoghi di lavoro, tutto fondamentale, ma c'è qualcosa di più. C'è qualcosa di più che impone un'attenzione ulteriore, come diceva prima, ed è fondamentale, Paolo Quaini, non possiamo riempire a tappo gli aerei anche se la norma dovesse consentirlo. Dobbiamo ragionare su un piano diverso. In realtà le norme dicono qualcosa di più. Che cosa dicono? Dicono freniamo, stiamo più attenti. Il protocollo del 24 aprile è importante. Oltre alle indicazioni, diciamo, più materiali, chiede un'attenzione rispetto alla produzione. Fermiamoci. Fermiamoci, non andiamo forti come prima, cerchiamo di essere attenti. Perché? Perché la singola impresa è una cellula in un tessuto molto complesso, composto da tanti altri elementi, da altre imprese, ma l'elemento fondamentale è l'individuo, è la tutela dell'individuo. E anche l'interazione tra le imprese può essere rilevante. Pensiamo a un committente che chiede un lavoro intensissimo a un produttore. In quel caso non è responsabile solo chi produce andando oltre, ma è responsabile anche il committente. Questo concetto di coscienza generale, sociale, a cui sono chiamati gli imprenditori, potrà essere la base di nuove valutazioni, a prescindere, diciamo, dal vizio della colpa, che potrà essere risolto, che dovrà essere risolto. Si pongono scenari molto interessanti, che richiedono una profonda responsabilità, che mi sembra però assolutamente garantita dagli interlocutori che oggi hanno rappresentato l'attività di industrie e di soggetti fondamentali della nostra economia. Grandissima maturità, grandissima coscienza. Ottimo. Guardi, io mi sono segnata proprio queste parole chiave, avvocato: scenari interessanti, responsabilità futura e maturità. Perché credo che siano, insomma, al di là di non negare le difficoltà, insomma, alle quali dobbiamo far fronte, però che ci possano essere davvero tanti spiragli di apertura e quindi non solo scenari catastrofici. Lei prima, avvocato, aveva usato la parola sfiancati, siamo usciti sfiancati da questo periodo, insomma, però adesso mi auguro che sia tutto in discesa, poi magari lentamente, no? Ma che la salita sia quantomeno terminata. L'importante è che la discesa non sia troppo ripida. No, quello no, se no sortiamo l'effetto contrario, esatto. Quello che diceva adesso, rischiamo di correre troppo, no? E poi di cadere, appunto, quando succede questo, è vero. Io ringrazio, vi saluto ancora tutti quanti, per Luigi Zaccaria, Head of Legal Affairs di SEA, grazie a Filippo Corsi, General Counsel, grazie Chief Compliance Officer Hitachi Rail STS, Paolo Quaini, General Counsel di Alitalia, e grazie a Luigi Isolabella, avvocato penalista e cofondatore dello studio legale Isolabella. Ci saranno sicuramente altre occasioni per approfondire anche quello che abbiamo lasciato in sospeso. Buona serata a tutti voi. Grazie a tutti. Noi andiamo in pubblicità, tra poco sessione numero 4 ci concentreremo sul comparto retail.